che ci siamo. Diciamo che l'idea che ci doveva essere dietro di fondo era che tutta quella busta di componenti non mi serviva, in effetti. Bastava utilizzare una sola resistenza da 470 ohm messa sul negativo di tutti i LED, così praticamente non bruciava dei LED, e poi una resistenza da 10K messa praticamente in parallelo a due fili che andavano a finire dentro al bicchiere. E poi dall'altra parte ovviamente questa resistenza poteva essere alimentata da uno dei pin di ESP, ad esempio il 5, come vedremo nell'esempio, e essere letta dall'ADC. E tutto questo, praticamente l'ADC ha in parallelo praticamente un condensatore da 10 microfarad che scarica a gram. In questa maniera praticamente si carica il condensatore a una tensione desiderata, che è sotto un volt, perché naturalmente è controllato, diciamo, questo fatto che carichiamo, e scarica praticamente quando praticamente stacchiamo il pin, diciamo, quello lì del 5. Naturalmente, vedete questa carica scarica, noi possiamo utilizzare l'unico punto di forza di ESP, che è l'orologio che funziona, quindi contare con micros o millis durante i tempi passati si utilizzava di Arduino, e quindi avere veramente una misura molto precisa dell'acqua anche con il livello di percentuale, oltre 5 step. Allora, questo forse si sente meglio. Ok, allora, diciamo, l'unico include che c'era nel software doveva essere questo ESP8266 Wi-Fi. Per questo, quando a volte mi avete chiesto non mi vanno le librerie, mi sono andato strano perché era l'unico che ci voleva questo qui. Naturalmente, ho messo le definizioni dei pin dei LED come L1, L2, L3 e L4, come avete fatto praticamente tutti quanti. Naturalmente, un pin di carica che è il 5. Vabbè, ho messo praticamente il nostro hotspot del NUG. Allora, la cosa, ho diviso praticamente il software in funzioni. Normalmente ci serviva una stringa, quindi l'ho dichiarata all'inizio, ma era da non richiamare una stringa ogni volta, quindi allora era una nuova stringa. Ho creato poi l'oggetto server sulla porta 80 con Wi-Fi server, che in effetti era quello lì consigliato, come avevo detto stamattina. Poi mi sono preso un paio di long, che sono praticamente variabili per il tempo, per cui i micros o millis, che servono per la misurazione. Ho il livello dell'acqua. Ed ecco qua. Allora, dentro il setup, la prima cosa da fare è proteggere l'ADC, quindi si mette il pin di carica e si mette al ground. Quindi praticamente ho creato la soluzione set to zero, che praticamente controlla che effettivamente sia stato scaricato il condensatore, in modo tale che non ci sia una carica accumulata. La seconda cosa è di far avviare la seriale, che non so perché la maggior parte di cui non ha funzionato dall'inizio, ma in realtà era una cosa abbastanza banale, cioè basta mettere sì al begin, avere tutte le accortezze. Quindi stampare i nomi dei partecipanti, impostare praticamente i pin. Dimmi. Scusa, ma se è begin perché non è da 50-70? In realtà il baud rate per caricare è differente da quello lì sulla seriale. Sulla seriale potete scegliere un baud rate che volete, potete 1600 a questo qui che è il massimo, quindi 115.200. Impostare quindi i pin. Quindi sono gli output sui LED, spengo tutti i LED e mi sono fatto una funzione LED cycle, quindi ovviamente che fa quell'accensione che è in effetti quella che avete fatto tutti quanti. Dopodiché utilizzo questo Wi-Fi disconnect che praticamente mi disconnette da qualsiasi hotspot a cui abbia fatto accesso, diciamo è una funzione di pulizia del codice che si mette, metto in mode Wi-Fi access point, quindi ovviamente gli definisco che l'hardware deve essere pronto per essere come access point, faccio software iPort e mi carico praticamente le due stringhe, quella di Wi-Fi name e di Wi-Fi password. Dopodiché mi sono anche fatto uscire il debug in seriale, che è scritto che il Wi-Fi è stato aperto e che effettivamente l'IP che avevo come gateway era quello lì 104.168.4.1. Poi qua per l'esercizio ho fatto un altro LED cycle, quando mi si è fatta la funzione, dopodiché faccio avviare il server, server.begin, avvio il server, serial.print mi faccio uscire che il server effettivamente è avviato e mi leggo praticamente un tempo di rise e un tempo di L. Allora, il tempo time R praticamente è quello di lettura, il tempo time L è quello per avere LED. Nessuno di voi ha pensato che praticamente utilizzando le funzioni millis, quindi praticamente di orologio di sistema, io potevo fare ovviamente scegliere dei task, quindi ovviamente dare un tempo al thread con un banale if. Quindi in questa maniera ho fatto la gestione di tutto, anche perché utilizzare i delay su ESP
implica il blocco del server, quindi se a qualcuno magari non funzionava il server era proprio per questo motivo, perché magari avere un limite lampeggia con i delay sono funzioni bloccanti, quindi praticamente la parte di wifi è bloccata, non funziona più. Ed ecco qui, allora in loop prendo handle root, che è quello per gestire il server, dopodiché faccio if millis meno timer, quindi lettura maggiore di 2000, allora mi faccio reboot, altrimenti vado avanti e non faccio niente. Dopodiché mi faccio led, che prende una funzione che fa soltanto il refresh dei led. Quindi diciamo molto come se fosse quasi thread programming, come è stato incentrato. L'handle root è molto semplice, si chiama un oggetto wifi client, quindi creo il client, una volta che vedo prendere il risultato che ha il server. Se non c'è client, allora faccio un ritorno forzato perché si deve nessuna richiesta, altrimenti mi preparo una bellissima stringa con tutti i nomi. Qui praticamente c'è il diciamo una sorta scura da scrivere anche uno switch case, ho messo tanti di seguito, mi creano diciamo la scritta e poi ho utilizzato il div per fare la rappresentazione grafica, qualcuno l'ha fatto, effettivamente basta utilizzare una tabella e cambiare il colore ad esempio dello sfondo di una cella, molto banale. Oppure vabbè, se c'era qualcuno figo e volevo vedere se c'era che facevano HTML5. Vabbè, quindi faccio client.print, aspetto un 100 millisecondi, questo qui è la base, ed è praticamente finita la parte di gestione del server, quindi era molto banale, erano praticamente 2-3 righe. Per vedere quella parte invece è il LED cycle, naturalmente scrivo che ho fatto tutti, si spengono tutti i LED, li accendo e vado avanti così. Per leggere l'acqua, questo qui è molto simile a quello che ha fatto il team 17 con la funzione implementata. Ho due tempi, quindi 7 a 0 praticamente faccio la scarica, quindi scarico il condensatore. Prendo due tempi, quindi time 1 e time 2. Dopodiché cosa faccio? Alzo il pin dove c'è la resistenza e inizio a incaricare il condensatore. E questo lo leggo finché arrivo praticamente a 995, 1024. Questo ovviamente protegge la DC. E sto leggendo prende la carica fino a un poco meno di un volt probabilmente. Dopodiché in time 1 mi salvo prende i microsecondi che stanno in quel momento meno quella che avevo all'inizio. Dopodiché mi faccio il time 2, mi prendo micros e mi vedo prendere la scarica. Qui praticamente bisogna accorto che c'è un errore, che in effetti deve essere micros. All'inizio time 1 deve essere micros. Ah, infatti lo faccio. Ok, quindi sì. Come fai a bloccare la carica? La carica basta che praticamente faccio digital write cpin low, automaticamente metto quel pin che serve per caricare, lo metto a ground, automaticamente si parte di scarica. Ah, ecco. Cioè tu leggi. Ovviamente la doppia esponenziale. La CDC finché arriva un esatto. Appena arriva un volto chiudi. Esatto, un po' più meno di un volto così non mi, diciamo sono protetto e ho risolto quel problema che la DC è molto delicata. Esatto, questa qui era un'altra soluzione prevista, ma non andava bene perché in effetti a lungo termine si crea elettrolisi all'interno del bicchiere. Noi abbiamo fatto le prove molto rapide e non vi abbiamo chiesto diciamo, di perdere molto tempo. Probabilmente nel giro di due minuti dal bicchiere pieno risultava vuoto. Nelle prove che abbiamo fatto lo stesso schema proprio del vostro team. Anche. Perché questo sistema di caricare e scaricare in effetti è come se vi mettesse quasi in alternata, quindi ovviamente evitate questo problema dell'elettrolisi perché state ragionando a livello di kilohertz della lettura. In termini invece di mettere le resistenze, voi avete sempre una linea di alimentazione, quindi ovviamente avete due elettrodi che stanno facendo elettrolisi in effetti dentro l'acqua. Potrebbe anche essere. Potrebbe essere questo. In effetti alla fine tu ti accorgi che se lo tieni acceso pure a 3 volte 3, dico, per una mezz'oretta, ti accorgi che cambia il filo vicino, quindi come se ci stesse di voi fare manuali di microelettrolisi. Ma la 3.3 si scaricava sempre su una 10K e aveva una 4.7, cioè certo. Praticamente era molto bassa la tensione. Certo, comunque, quando io l'ho fatto, se volete, cioè la prova fatta con le resistenze in inversione, come avete fatto proprio voi. Con la serie? Esatto, serie. Esatto, poi ci ho preso i vari partitori di tensione che mi riportavano veramente al livello di tenere 0 volt. E questo problema ovviamente si accusava, ovviamente. Anche pure risulta difficile da dare,
perché il volume dell'acqua, diciamo, cambia parecchio la distanza, cioè diciamo quando è vuoto ho una lettura che è troppo minima tra lo step vuoto e 1, mentre invece poi sul pieno inizia a cambiare dallo step 3 a pieno, cambia addirittura l'ordine di 500 rispetto a quello dell'elettro, quindi è non lineare. Vabbè, andiamo avanti, la prossima possiamo pure parlare. Sì, comunque qui ci sono le varie soglie che ho tarato, che mi restituiscono la variabile led. Questo qui è 7 0. Come ho fatto i led? I led in base leggono veramente quella è la variabile led, che diciamo è una sorta di stato. E qui prendo, utilizzo quella variabile time L, in cui prendo, faccio lo stesso giochetto che ho utilizzato per il read della sonda per fare il lampeggio. Quindi ovviamente non ho occupazione in tempo sprecato, diciamo, sul ciclo di loop. Vabbè, detto questo, era la, diciamo, la soluzione che Malbus proponeva. C'erano più soluzioni, c'erano soluzioni differenti naturalmente. E adesso penso che vediamo, diciamo, le prime azioni. Mi volete anche i nomi e i premi? Sì. Ok, allora. Mi serve solo. Sì, sta sullo sfondo, aspetta. Come si dice? Ma questo non va bene. Questo sfondo va bene. Ok. Allora, comunque sì, sì, aspetta, ci sta la differenza. Non fai sensi. Allora, vediamo adesso chi praticamente ha vinto. Abbiamo un pari merito al terzo posto tra due squadre. Taurus, che ha fatto 72,5 punti. Ci sta ancora Taurus, se ne sono andati? Ok. E LSLD, che ha fatto sempre 72,5. Quindi venite qui, approfittatevi. Questo c'è anche un buono, diciamo, essendo veramente in pari merito, vi abbiamo dato praticamente, c'è anche un buono di caldo.com per l'acquisto, e decidere tra di voi chi vuole una scheda o chi vuole il buon acquisto, diciamo così, abbiamo, diciamo, apparato, esatto, chi vuole il buon acquisto viene da me come squadra e lo do al capitano. Il capitano okay. Di squadra, io parliamo dopo, ok. Allora, vi ricordo comunque a voi così tutti quanti, a parte che penso che mo andiamo già a prenderci una birra subito dopo questa cosa, comunque stasera al Norris Pub faremo praticamente l'open party, quindi chi vuole venire, ecco qualcosa di molto divertente. Sto qua, cosa è organizzato il residente? No ragazzi, ci vediamo in maniera aperta lì, è un locale che insomma permette di accontentare quasi tutti i gusti, ci riuniamo là e insomma è attaccato alla facoltà di ingegneria di Agnano, è proprio a fianco. Vabbè, continuiamo. Ok, continuiamo.
Appena si conclude l'evento noi andiamo là. Ok. Allora, secondo posto con 82 punti e mezzo, Mindeb. Da notare che tu sei stato l'unico primo a utilizzare Lua e non Arduino come soluzione. Siamo solo in due perché gli altri due sono scappati. Okay. Vabbè, capitano, ci vediamo. No, ancora ricordo che le board della ST che stiamo dando sono state offerte da Annapolis Innovation, che è quel, diciamo, che è dell'ex Facebook. Andiamo per la foto. Il secondo e come primo premio con 87 e mezzo Team 17. Praticamente sono stati gli unici che hanno fatto quasi tutto, almeno la dimostrazione che era quasi impossibile farlo tutto, ragazzi. E adesso vedete ci sono ulteriori controllo, bisogna fare domande sul progetto per il primo. Ragazzi, come si faceva a fare questa cosa? Lui si è visto la parte alta. Nessuno risponde. Ma questa è il testa che si stacca la testa. Sì, esatto. Quindi possono farsi un pezzo o niente. Sì, questa è la testa. A uno dà il display, a un altro il punto. Sì, esatto. Una vecchia, voglio dire, tutto. Sì, esatto, ringraziamento.